Carlo Sava, abbiamo sentito il tuo capitano e dico a te la stessa cosa. Ti lascio 5 minuti di tempo per descrivere questa pazza gara finita a 4 pari, 8 gol, tante recriminazioni, proteste. Se vogliamo una gara interpretata più che all'inglese, l'arbitro non fischiava, vi siete un po' adeguati tutti e due, sono visti belle entrate, bei colpi e alla fine quello era il giudizio, il metodo di giudizio e poi con tanta grinta, con tanta volontà, con quello spirito che vi contraddistingue, avete rimontato due volte dal doppio svantaggio e l'ultima volta dal 2-4 a 4-4. Sì, diciamo che noi dobbiamo essere bravi a capire il metro di giudizio dell'arbitro, nel senso che quando l'arbitro lascia scorrere dobbiamo evitare di chiedere quel fallo che magari in un'altra partita poteva essere stato fischiato, in questo caso no. Quindi comunque abbiamo capito magari un po' troppo tardi il metro di giudizio, quindi siamo adeguati successivamente a questo tipo di, diciamo, di situazione ed è venuta fuori una partita bella, spettacolare, non so, che entrambe le squadre comunque hanno giocato bene. Noi al primo tempo eravamo in svantaggio 3-1, ma nonostante la partita l'aveste iniziata benissimo, sfiorando il gol almeno dopo l'1-0 anche per uno o due volte. A mio giudizio, certo, il risultato del 3-1, siamo entrati negli spogliatoi consapevoli che comunque era un risultato non giusto, nel senso che per quello che avevamo dimostrato in campo non meritavamo di stare sotto 3-1, abbiamo capito che comunque potevamo fare male alla Tarros. Poi nel nostro momento migliore abbiamo fatto il 3-2, è un errore, ci ha portato nuovamente sul nostro errore individuale, ci ha portato nuovamente sul 4-2. Questo palla in uscita, 4-2, il classico gol che spezza le gambe, invece? Esatto, invece ci abbiamo creduto nuovamente perché comunque quello che ci contraddistingue è la consapevolezza della nostra forza e il fatto che comunque dobbiamo crederci fino alla fine. Abbiamo trovato il 4-3, il 4-4 e forse abbiamo sperato anche nel 5-4. Ecco, nel passaggio dal 4-3 al 4-4 c'è stata una spinta incredibile da parte del pubblico, è inutile dirlo, vi accompagna da tanti anni, è il vostro 12° uomo. Sì. Noi non, siamo una squadra che non vogliamo mai, ma di sicuro sapere che dietro abbiamo un pubblico che ci spinge ci dà quella forza in più per non mollare fino all'ultimo secondo. Quindi sicuramente un grazie ai nostri tifosi, se noi continuiamo a spingere fino all'ultimo è anche grazie a loro. Sì. Questa gara dice tutto di voi, le grandi qualità, la forza morale, l'orgoglio che avete, ma anche quegli errori che vanno cancellati. No, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Siamo in una fase comunque sia di costruzione, abbiamo diversi giocatori che sono inseriti quest'anno nuovi, così come i giovani, quindi non abbiamo ancora forse trovato la nostra identità, siamo consapevoli della nostra qualità e dobbiamo cercare di trovare il giusto equilibrio. Quindi in questo momento questi risultati un po' altalenanti sono frutto del fatto che stiamo ancora, diciamo, prossimo impegno ad Arsenal con Lidolo, anche lì si preannuncia una bella battaglia, ma come tutte le gare. Lidolo è una partita difficilissima perché sono una squadra rognosa, sono una squadra organizzata e poi andare in casa loro e fare i punti è sempre difficile. Però con questo finale un po' il morale, no? Sarebbe stato peggio andarci con una sconfitta. Sì, diciamo che la sconfitta sarebbe stato a mio avviso un risultato ingiusto, quindi andare via con un pareggio ti dà quella, diciamo, quella forza di continuare sempre su questa linea e continuare a lavorare per poi ottenere il risultato che è la vittoria, quello che ci interessa. Grazie Carlo, in bocca al lupo.